Rispondendo alla gentile richiesta di una persona iscritta al canale, oggi voglio proporvi un video su Leo Strauss. Ho deciso di concentrarmi su una conferenza che Leo Strauss tenne nell'estate del 1942 presso la New School for Social Research di New York. Istituzione presso la quale egli svolgeva l'attività di professore nel Dipartimento di Scienze Politiche dopo aver lasciato la Germania, dopo essere stato costretto verso la fine degli anni 30 a lasciare la Germania a causa delle persecuzioni contro gli ebrei. La conferenza ha come titolo: che cosa possiamo imparare dalla filosofia politica? What can we learn from political theory? Strauss ritiene più opportuno usare l'espressione filosofia politica anziché teoria politica, dal che si evince che il titolo della conferenza non lo ha deciso lui. Ma insomma, questo è un dettaglio irrilevante. Dunque, cosa possiamo ancora apprendere, cosa possiamo imparare dalla filosofia politica? Si chiede Strauss. Ebbene, la sua risposta è molto netta. Possiamo imparare ad essere prudenti, possiamo imparare a non farci illusioni intorno al destino dell'umanità. Ecco, detta in termini molto sintetici, molto approssimativi, noi possiamo rispondere così. Strauss risponde così, ma cerchiamo di andare più in dettaglio. Intanto la domanda sembra essere rivolta ai politici di professione, quindi a coloro che tengono in mano le redini della politica internazionale, quindi coloro che decidono sostanzialmente le sorti dell'umanità. Ricordiamoci che nel 1942 era in pieno corso la Seconda Guerra Mondiale, che le devastazioni della guerra erano sotto gli occhi di tutti, che cominciava proprio allora la cosiddetta soluzione finale da parte di Hitler, che voleva risolvere, che pensava, credeva di poter risolvere una volta per tutte il problema ebraico con lo sterminio di milioni di ebrei, e quindi questo pessimismo era sicuramente alimentato dalla situazione internazionale. Tuttavia, Strauss cerca di giustificare il pessimismo, cioè cerca di slegare il pessimismo dalle circostanze contingenti dell'attualità per, come dire, ancorarlo ad una concezione ben più antica, quella cioè della filosofia politica classica e in particolare del pensiero di Platone e di Aristotele, e direi anche di Senofonte. Ecco, Senofonte è un autore che Leo Strauss scopre, di cui dimostra, contro l'opinione tradizionale degli studiosi, e di cui dimostra la profondità. Senofonte era stato sempre considerato un po' come una mezza calzetta della filosofia, come un autore poco acuto, poco profondo. Ma Strauss, proprio analizzando la sua opera alla luce della sua teoria della scrittura reticente, ne dimostra tutto il valore, tutta la profondità, tutto l'acume. Ma insomma, che cosa possiamo apprendere dalla filosofia politica, dal pensiero dei classici, che non possiamo apprendere dalla filosofia politica moderna? Perché per Strauss
gli antichi sono superiori ai moderni. La filosofia politica antica, la filosofia politica di Aristotele, di Platone, è superiore al pensiero politico moderno, in modo particolare al pensiero politico che scaturisce dall'illuminismo, che dà vita alle ideologie liberali, liberiste o anche socialiste, ed è superiore per il fatto che gli antichi erano perfettamente consapevoli che il male non potrà mai essere eliminato dalle società umane, mentre la filosofia politica moderna si illude che in un futuro più o meno lontano sia possibile costruire una società perfetta, sia possibile realizzare un ordinamento politico e sociale in cui i conflitti vengano relegati per sempre nel passato, in cui vi sia armonia tra gli individui, in cui non vi siano guerre intestine e in cui le relazioni tra gli stati siano improntati alla amicizia e alla collaborazione, in cui non vi siano sopraffazioni, sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ecco, tutte queste sono per Strauss illusioni a cui il pensiero politico moderno, di cui il pensiero politico moderno non si è liberato, che ha continuato ad alimentare, e questo ha costituito, diciamo così, uno svantaggio. Proprio perché nel far ciò il pensiero politico moderno ha dimenticato quello che per Strauss è un dato fondamentale, e cioè ha dimenticato che la natura umana non cambia. Egli parla appunto di unchangeable human nature, la natura umana non cambia, il che significa che gli uomini non sono mossi soltanto da pulsioni generose, altruistiche, non sono mossi soltanto dal senso del dovere, dal rispetto per gli altri, ma sono mossi anche, direi soprattutto, da istinti aggressivi, dal desiderio di sopraffazione, di supremazia, dalla volontà di potenza. Ecco, queste passioni non possono essere dimenticate se non si vuole cadere vittima di illusioni. La politica dunque deve tener conto di questa natura sostanzialmente immodificabile dell'uomo, che accanto a, diciamo così, sentimenti, istinti positivi, accoglie anche pulsioni distruttive. Dunque, cosa deve fare il politico? Cosa devono fare coloro che detengono il potere, che quindi prendono le decisioni, decisioni rilevanti per interi popoli? Devono sostanzialmente ascoltare il filosofo politico, devono prestare orecchio alla filosofia politica, non alla filosofia politica moderna, ma alla filosofia politica degli antichi. Devono prestare cioè orecchio alle esortazioni, ai moniti, alle indicazioni della filosofia politica classica, la quale aveva capito perfettamente ed era perfettamente consapevole del carattere utopistico di tutte le costruzioni della ragione a proposito dello Stato. Quando Platone parla nella Repubblica dello Stato ideale, quando Aristotele discute su quale sia la forma migliore di legislazione, essi sanno perfettamente che questo ordine civile perfetto non potrà mai realizzarsi. Lo sanno perfettamente, ne sono perfettamente consapevoli. E tuttavia sono anche consapevoli del fatto che
che la filosofia politica, l'indicazione, diciamo così, di questo ideale può essere di qualche utilità se gli uomini politici presteranno ascolto alle esortazioni del filosofo politico. Quindi l'utilità della filosofia politica non è messa in discussione da Leo Strauss, ciò che Strauss mette in discussione è invece l'idea che si possa realizzare un ordine civile perfetto, è l'idea che in un futuro più o meno lontano e quasi per una sorta di meccanismo automatico, per una specie di necessità storica, si possa arrivare prima o poi alla fondazione di uno Stato, di un ordinamento civile in cui i conflitti, i contrasti, le guerre vengano definitivamente eliminati. Ecco, questa per Strauss è una illusione, è tra l'altro anche un'illusione pericolosa che in un certo senso potrebbe spingere ad abbassare la guardia, cioè a non tenere nel debito conto quelle che egli chiama le forze del male, le forces of evil, le forze del male che sono sempre operanti, che sono sempre diciamo così, presenti, che costituiscono un elemento ineliminabile, insopprimibile della natura umana. Dicevamo che quando Strauss parla alla New School di queste tematiche, era in corso la Seconda Guerra Mondiale che stava devastando l'Europa ed egli fa diversi accenni, no, alla situazione attuale. Egli, per esempio, era un ammiratore di Churchill, il quale, contro i tentativi fallimentari dei mesi immediatamente precedenti allo scoppio del conflitto, aveva apertamente dichiarato la necessità di impedire ad Hitler di rompere ulteriormente, di infrangere ulteriormente gli accordi internazionali. Non era stato ascoltato dagli altri uomini di Stato che si illudevano, no? Si illudevano di conservare la pace, permettendo ad Hitler di infrangere le norme internazionali, trattati di pace, eccetera, eccetera, e in questo Churchill quindi è perfettamente consapevole, secondo Strauss, della necessità di combattere le forze del male, anche eventualmente ricorrendo a mezzi piuttosto duri e violenti. E in questo senso Strauss è molto chiaro, egli afferma che non è possibile, è un'utopia, è un'illusione pensare che si possano migliorare le relazioni umane, che si possano quindi rendere buoni i rapporti tra gli uomini, che si possa quindi arrivare a costruire una società fondata sulla giustizia, sul rispetto reciproco, se gli uomini non diventano buoni. E gli uomini non diventeranno mai completamente buoni, per le ragioni che abbiamo detto. Tra l'altro, l'uomo buono è l'uomo buono nel senso aristotelico, cioè è l'uomo virtuoso, è l'uomo coraggioso, è l'uomo che tiene in maggior conto la difesa del proprio onore piuttosto che la difesa della propria vita e del proprio tornaconto personale. L'uomo che è ispirato dal senso del dovere, dall'amor di patria, eccetera, eccetera. Ora, questi uomini buoni, virtuosi, nel senso antico del termine, nel senso dell'uomo buono, bello e nobile, kalos kai agathos, è un ideale sostanzialmente, è un ideale, si realizza, no, raramente in pochi individui, ma la maggior parte degli individui buoni non sono e di conseguenza, non essendo gli uomini buoni, non sarà mai possibile la realizzazione concreta
della società buona non sarà mai possibile che le relazioni umane siano improntate a giustizia, a rispetto reciproco, a tolleranza, ad equità, eccetera, eccetera. E allora la scelta non può essere la scelta tra l'imperialismo e l'abolizione dell'imperialismo, ma la scelta vera, autentica, può essere soltanto tra un imperialismo tollerabilmente decente, queste sono le parole che usa Strauss, ed un imperialismo intollerabilmente indecente. Ora, tenendo presente la situazione del mondo a lui contemporaneo, l'imperialismo tollerabilmente decente era rappresentato dalle forze anglo-americane che erano impegnate insieme ai russi nel contenere, nel combattere un'altra forma di imperialismo, un imperialismo intollerabilmente indecente, nel giudizio di Strauss, che è appunto l'imperialismo delle forze dell'asse, quindi l'imperialismo nazista e del suo alleato italiano. E dunque capite bene che Strauss è un autore che non si fa illusioni circa la possibilità che un giorno si arrivi ad una società in cui guerre e conflitti vengano eliminati definitivamente, e gli dice apertamente, gli dice chiaramente, che l'attuazione di una politica ragionevole, ed una politica ragionevole, una politica ispirata dalla filosofia politica, quest'attuazione di una politica ragionevole da parte di capi di Stato, da parte di politici abbastanza colti, abbastanza sensibili, abbastanza ragionevoli da prestare ascolto appunto alle esortazioni della filosofia, ecco, questa politica è già tanto, se porterà, se getterà, diciamo così, le fondamenta di un periodo di pace che duri almeno 2 generazioni. Voi capite bene allora che quando Strauss si pone la domanda che cosa possiamo apprendere dalla filosofia politica, leggi dalla filosofia politica di Platone, di Aristotele, quindi del mondo classico, non lascia molte speranze, non lascia molte speranze circa il fatto che l'umanità conoscerà altre guerre, probabilmente conoscerà guerre ancora più distruttive, e che questo però non significa che ci si debba battere. Questo, anzi, questa consapevolezza che le forze del male non potranno mai essere eliminate dal mondo deve invece far sì che si resti vigili di una, come dire, di una vigilanza armata, no? Che evidentemente le forze del male non possono essere combattute se non con gli stessi mezzi. E si resti vigili e si faccia in modo che appunto una politica ragionevole limiti i danni. Quindi il male non può essere eliminato dal mondo, secondo Strauss, ma certamente con una politica ragionevole si può evitare che questo male faccia dei danni irreparabili, cioè si può evitare il peggio. Bene, spero di aver dato un'idea, per quanto sommaria, del pensiero politico di Strauss e vi do appuntamento al prossimo video.